Ciao ragazzi, oggi è il 31 dicembre e io sto preparando la valigia perché domani partirò per la Giamaica. Ma questa cosa già la sapete se mi seguite su Instagram. Quindi in questo video vi dirò che cosa porterò con me e come ho organizzato la giornata, visto che domani mattina avremo la partenza in un orario un po' scomodo. Abbiamo il check-in alle 6 di mattina, quindi dove andiamo con la macchina alle 6 di mattina fino a Milano per prendere l'aereo che partirà poi alle 9? Vi dirò tutto come ho organizzato questa giornata. Il primo oggetto che metterò in valigia sarà questo cuscino qui, perché l'ho acquistato di recente perché ero veramente stanca di arrivare a destinazione con il collo tutto incriccato. Quindi il mio amico di grandi sonni per queste 13 ore di volo che mi aspettano sarà proprio questo cuscino. Questo zaino qui porterà con me tutta l'attrezzatura fotografica, è veramente molto comodo grazie a queste spalline che sono veramente molto larghe e ti permettono di non sentire il peso dello zaino ma di agevolare bene la schiena. All'interno ci sono poi due scompartimenti. Qui dietro metterò il computer e tutti gli accessori che adesso andrò ad elencarvi, mentre qui davanti la terrò per i documenti, schede SD e altri piccoli oggetti. Visto che io i ricordi ci tengo molto, quindi foto e video non devono mai mancare nei miei viaggi, porterò con me Sony A7 IV con un 28-75 2.8. È un obiettivo tuttofare, non credo di portare con me altri obiettivi, ma mi permetterà sicuramente di portare a casa un bel po' di materiale. Assieme alla macchinetta porterò anche i microfoni. Io ho i Synco G2 e sono molto utili anche da collegare all'iPhone nel caso in cui dovessi fare qualche ripresa e vorrei avere un audio più pulito per via magari del vento o dei disturbi di sottofondo che potrebbero infastidire appunto l'audio. Per comodità, ma non so quanto lo utilizzerò, porterò con me anche il microfono Rode che in questo momento lo sto utilizzando per registrare. Ma non lo so quanto lo utilizzerò, però preferisco portarlo con me e non avere poi rimpianti di dire potevo portare anche quel microfono nel caso in cui dovessero esserci situazioni scomode o magari i Synco potrebbero essere scarichi. Passiamo ora ai cavalletti. GorillaPod, molto utile da appendere ai pali e ti permetterà di fare qualsiasi tipo di foto perché con queste gambe qui veramente lo puoi adattare a qualsiasi situazione, quindi anche fare delle foto con tempi lunghi o delle riprese da distante, quindi appoggiando la macchinetta e muovendoti. Poi porterò con me questo cavalletto qui della Manfrotto e sopra ho messo questo Joby che ho acquistato non tanto tempo fa, ma mi permette di vloggare con il telefono in maniera molto veloce perché appoggio il telefono così con la calamita dell'iPhone 13 e posso utilizzare la ripresa così più da distante, quindi senza dover avere il telefono a distanza solo del braccio, quindi posso allungarmi così di più. È molto comodo perché appunto oltre a togliere il telefono in maniera molto rapida grazie alla calamita si può anche girare e fare delle riprese in verticale così o in orizzontale, veramente un secondo. Batteria aggiuntiva della Apple, quindi nel caso in cui fossimo fuori tutto il giorno e la batteria del telefono rischia di scaricarsi senza avere problemi di non avere il caricabatterie con sé, così in un colpo solo la batteria si ricarica subito. Anche se lo utilizzo poco, però comunque lo porterò con me. Questo qui è il drone della DJI modello Spark, l'ho acquistato nel 2019. Non lo utilizzo molto perché faccio solo qualche ripresa aerea, però ci sta, quindi è in valigia anche questo, per questo viaggio, assieme al suo telecomando. Immancabile la mia GoPro, io ho il modello 7 e mi tornerà utile fare delle riprese anche in acqua grazie a questo oggetto qui che mi permetterà di fare foto e video a livello del mare, quindi prendendo la superficie e il fondale marino, davvero molto utile, carino per qualche foto diversa dal solito. La custodia subacquea protettiva e questo galleggiante qui in maniera che se sto facendo qualche ripresa e per sbaglio mi scivola, grazie, visto che è anche molto visibile con questo colore giallo, potrà galleggiare sopra l'acqua, quindi posso andarlo a recuperare. È molto utile anche per fare delle riprese mentre lanci in aria la GoPro e poi quando cadi in acqua tu lo vai a riprendere. Questo qui è il polsino. Comodo anche il bracciale, quindi da applicare qui la GoPro e poter fare delle riprese sia se magari andiamo su una moto d'acqua, in bicicletta o qualcosa in movimento, quindi quando avrò le mani occupate
questo oggetto qui torna veramente molto molto utile. Pettorina, quindi questa qui la metti al petto appunto e ti permette di fare delle riprese come se stessi camminando con la GoPro così, quindi anche qui mi permette di avere le mani libere o se dovessi avere le mani occupate stare senza pensieri e mettere la pettorina qui così. Batterie, che queste non bastano mai perché la GoPro non mi sembri duri tantissimo, almeno per la mia esperienza. Quindi con queste batterie qui, sempre in borsa, posso stare tranquilla almeno per una giornata, poi la sera si ricarica sempre tutto. Se viaggi all'estero vi consiglio di avere sempre questo oggetto qui perché è l'adattatore per le prese, quindi eccolo qui, si adatta ed è molto comodo. Astuccio portacavi, quindi per non perdere niente e tenere sempre tutto bello ordinato. E per concludere, MacBook Pro 13 pollici che mi permette di scaricare ogni sera foto e video che vado a fare durante i miei viaggi, ma soprattutto mi permette di poter lavorare anche da distante quando non sono in ufficio, quindi anche se sarà la prima settimana di gennaio comunque sarò reperibile per i miei clienti nel caso in cui avessero bisogno di comunicarmi qualcosa, quindi computer per forza sempre con me. Porterò con me anche questo hard disk qui, l'SSD della SanDisk 1 TB, quindi per backup e per avere sempre i file dei miei clienti con me. Lo stavo dando per scontato, ma ovviamente porterò con me il mio iPhone 13 Pro Max, che già nel video di Dubai a gennaio del 2022 mi ha permesso di vloggare tutta la vacanza, quindi anche quest'anno sarà un fedele compagno perché ovviamente alcuni posti sarà difficile portare sempre la macchinetta o utilizzare la qualità della GoPro, preferisco appunto utilizzare l'iPhone. Passiamo ora alla parte organizzativa, o meglio che cose mi aspettano da qui alle prossime ore. Partiremo domani mattina alle 9, essendo un orario molto scomodo per poter arrivare per tempo perché il check-in è alle 6, dovremmo arrivare a Milano alle 5 di mattina, però capite che essendo l'ultimo dell'anno, essendoci molte persone in giro, per motivi organizzativi abbiamo deciso di partire questa sera alle 6:30 da Vicenza con il treno, arrivare quindi a Milano verso le 8:30 circa e arrivare poi a Milano Malpensa alle 9:15. Da lì abbiamo preso un hotel lì vicino all'aeroporto in maniera tale da essere comode domani mattina e quindi di essere tranquille, non aver problemi di ritardi, di traffico, e quindi ora vi elencherò i prezzi che ho calcolato nel caso in cui fossimo andate con la macchina e ho pagato poi il parcheggio per lasciare lì l'auto e la scelta che abbiamo fatto quindi quella di andare in treno. Se fossimo andati in auto ovviamente oltre a partire alle 3 di notte per arrivare lì verso le 5:30 della mattina, visto che il check-in appunto inizia alle 6, avremmo speso di gasolio più pedaggio 94,98 € andata e ritorno, più lasciando la macchina lì per 9 giorni al parcheggio più comodo per Milano Malpensa avremo speso circa 53 € per un totale di 147,28 €. Avendo quindi preso la decisione di andare in treno abbiamo risparmiato perché il biglietto andata e ritorno ci viene a costare per due persone 139,80 €, risparmiando così 7,48 €. So che la differenza di prezzo non è tantissimo perché sono solo 7,48 €, però abbiamo scelto il treno al di là della cifra, che anche se fosse costato di più sarebbe stata molto utile perché appunto ci permette di essere comode, poter rilassarci in treno sia l'andata che per il ritorno, visto che quando torneremo sarà lunedì 9 e considerando il lavoro e che probabilmente passate le vacanze di gennaio la mail esploderà e i messaggi non saranno sicuramente pochi, oltre al discorso di avere il fuso orario, quindi dopo aver fatto 13 ore di volo arriveremo sicuramente stanche, essere tranquilla in treno mi permetterà quindi di lavorare fin da subito senza dover preoccuparmi di essere stanca, guidare per 2 ore e mezza per tornare poi a Vicenza e iniziare poi a lavorare, quindi ottimizzo e risparmio. L'unico costo extra che di sicuro non andiamo a risparmiare è per l'hotel, perché spenderemo 69 € per dormire alla fine 6 ore in questo posto, però non c'erano alternative in quanto treni notturni la notte di Capodanno non ne abbiamo trovati. Ora vado a mettere tutta l'attrezzatura in valigia perché ho un treno che mi aspetta. Si è aperta! Rotta la cerniera.
usata per la seconda volta, miei cari. È solo la seconda volta che ti utilizziamo. Il nostro cenone di Capodanno. Siamo appena arrivati a Milano Malpensa, sto continuando a guardare la valigia che non mi si apra di nuovo. Ora direzione hotel. Milano Malpensa, aeroporto praticamente vuoto. Questo è il nostro hotel per questa notte, quindi bagno, il WC, il bidet, doccia, bella spaziosa e i nostri due letti. Siamo al quarto piano e lì in fondo c'è l'aeroporto di Milano Malpensa. Ai costi che vi ho elencato prima bisogna aggiungere il taxi che dall'aeroporto ci ha portato qui all'hotel, quindi sono 20 euro e domani mattina ore 5.30 ci aspetta la navetta per portarci in aeroporto e sono 10 euro totali. Quindi va aggiunto 30 euro a quanto abbiamo speso per questa notte qui a Milano Malpensa. Amici, buongiorno, siamo nella hall dell'hotel e stiamo aspettando la navetta che ci porti in aeroporto. Per quanto riguarda la valigia abbiamo visto che si è rotta una cerniera, quindi l'altra sta tenendo bene stretto tutto, dovremo comunque incartarla e poi la imbarcheremo. Viste le sfortune ho deciso anche di assicurare il bagaglio perché a sto punto non si sa mai. Ora ci stiamo dirigendo verso il check-in. Noi ci stiamo dirigendo verso i gate, mi raccomando iscrivetevi al canale perché nel prossimo video vi porto in Giamaica.